Dopo le segnalazioni arrivate alla nostra redazione, nella giornata di ieri abbiamo sentito le opinioni dei genitori dei bambini in merito al peso eccessivo degli zaini dei piccoli, che talvolta rasenta i 9 kg. Oggi la dirigente dell'Istituto Comprensivo Matteo Nuti di Fano, Monica Dalmonte, ha replicato alle segnalazioni, facendo luce sulla questione e spiegando la soluzione trovata, che sarà comunicata tramite una circolare che gli insegnanti trasmetteranno ai genitori. Perché quest'anno i bambini non hanno potuto tenere sotto i banchi nelle aule il materiale scolastico? Qual è la storia dietro la questione zaini pesanti? Devo iniziare un po' da lontano, perché quest'anno il Ministero dell'Istruzione, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ha raccomandato una determinata posizione all'interno della classe. Inizialmente si era pensato di non sovraccaricare di altro lavoro i collaboratori scolastici e quindi di fare in modo che i ragazzi non lasciassero il materiale a scuola, perché altrimenti significava ogni volta togliere il materiale, pulire e riposizionarlo. Nel frattempo che cosa è successo? Che il Ministero aveva avvisato le scuole che probabilmente avrebbe assegnato del personale in più, e in effetti è stato così. Quindi dalla scorsa settimana noi abbiamo avuto più collaboratori scolastici e questo ci ha permesso di riformulare l'organizzazione, gli orari e l'assegnazione dei collaboratori all'interno delle sedi, e quindi a facilitare anche l'operazione di pulizia. Ecco perché, sulla base di questi due elementi, ho potuto, diciamo così, dare una nuova indicazione agli insegnanti, e di conseguenza gli insegnanti poi la daranno ai genitori, di poter lasciare il materiale all'interno delle classi. Ovviamente per cercare di facilitare anche il lavoro dei collaboratori, invece che mettere i quaderni semplicemente in dei ripiani che spesso sono aperti, non hanno le ante, di prendere delle cartelline rigide o anche delle scatole che possono essere molto, molto utili per, diciamo, soddisfare questa esigenza. Il Ministero dell'Istruzione ha inviato ha posto una questione al Comitato Tecnico Scientifico, che era relativa proprio al fatto se i docenti potevano toccare o no il materiale dei bambini, cioè correggere un compito, toccare un quaderno. E io infatti in questa circolare riporto proprio la risposta del Comitato Scientifico, che diceva appunto che il materiale cartaceo e didattico può essere tranquillamente utilizzato senza uso di guanti, ad esempio. L'importante è che si raccomanda di continuare a mantenere le solite misure generali di comportamento, che in particolare sono quelli della frequente igienizzazione delle mani.